Buongiorno ragazze. Innanzitutto scusate per la faccia struccata, però purtroppo ho un'allergia alle palpebre che mi è venuta ieri, non so con quale prodotto, quindi non. Ho deciso di non truccare gli occhi per un paio di giorni, quindi vediamo se miglioro. Giusto un filo di matita e poi. Naturale! Allora, quella che vorrei fare oggi è una review sui prodotti della Elf che ho acquistato e che ho avuto modo di provare. Perché il primo ordine. Io l'ho fatto a fine aprile, quindi ho avuto più di un mese e mezzo per provarli. E volevo dirvi un po' cosa ne penso. Allora, cominciamo. Let's play. Anzi, let's go. Partendo dalla base. Allora, prima di tutto, Elf Mineral Booster, questa qui. Allora, questa mi è arrivata la scorsa settimana, quindi non ho avuto tantissimo tempo per provarla, però l'ho provata 3 volte. Sul fondotinta minerale e devo dire che è veramente buona come cipria. Allora, opacizza, allora non tantissimo come la Hollywood della Neve Makeup, però è una buona cipria opacizzante. Io ho preso la più grande, quella da 17,8 se non sbaglio grammi. Sì, anche se non c'è scritto. La colorazione è quella unica, sheer. Sheer, ecco. E costa 5,80 euro ed è molto buona. Sempre restando in tema viso, base del viso, altro acquisto che ho fatto è la Healthy Glow Bronzing Powder, cioè questa, che sarebbe la cipria illuminante. Si presenta così. La colorazione che io ho è la Luminance. Allora, io la uso come illuminante. Perché inizialmente lo utilizzavo come cipria, solo che, come potete vedere, è molto 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 coprente. Ora, la coprenza non è matte, perché è traslucida. Oddio, non so se riuscite a vedere qua. Comunque è traslucida. Quindi, mettendola su tutto il viso come cipria, risulta effetto Edward Twilight. Quindi, non è molto adatta come cipria. Come illuminante invece non è per niente malaccio. Altra cipria che invece è ottima da utilizzare in tutto il viso è la ormai famosissima Complexion Perfection, che è la cipria con i 4 colori. Allora vi arriva con la padina protettiva, questa, e con uno specchio enorme, qua. Allora praticamente presenta 4 colori, verde, rosa, azzurro e giallo. Allora, il verde per i brufoli, rosa per coprire il colorito spento, giallo per le occhiaie e azzurro per le imperfezioni di colore rossastro. I colori possono essere usati separatamente o possono essere mischiati tutti insieme, avendo un effetto bianco, praticamente opacizzante. Allora, è una buona cipria opacizzante questa. Può essere utilizzata da sola, io lo utilizzo anche singolarmente. Devo dire che il verde sui brufoletti non è niente male. Quindi super consigliata. Per il costo di 4 euro più o meno sul sito italiano dell'Elf Italiano. Ultimo prodotto che io utilizzo per la base della Elf è l'Allover Color Sick Apricot Beige, questo qui. Allora, questo l'ho preso nell'ultimo ordine, ma l'ho provato più volte. Devo dire che come correttore è veramente ottimo. Cioè, vabbè, a parte le dimensioni che le sappiamo che sono minuscole, però ha una buonissima coprenza come correttore. Ora vediamo se riesco a farvelo vedere. Il colore è questo qui, Apricot Beige. È un po' più scuro della mia carnagione, però copre che è una meraviglia. Brufoli, rossori, occhiaie, tutto. Questo li copre molto bene. Quindi è molto consigliato come correttore per il costo di 1,70 euro. Altro Lover Color Stick che ho preso è il Pink Lemonade. Questo qui, che è sui colori. Aiuto! Che è sul rosso rosato, che utilizzo come blush in crema. Allora, c'è da dire che è ottimo perché ha una facile stendibilità sia direttamente che è preso con un pennellino. Poi si sfuma facilmente e diciamo non risulta scurissimo sulla faccia, quindi è un buon blush in pol sì, un buon blush in crema consigliato. Costa 1,70 euro. Poi, passando alle mani, io ho provato un solo smalto, che è questo, che se non sbaglio è il Royal Purple. Allora, cosa dire degli smalti? La fluidità è molto buona. Allora, io non amo gli smalti troppo liquidi, troppo densi, questo invece
Devo dire che è ottimo. È abbastanza fluido, non è troppo denso né troppo liquido. E ha un colore stupendo. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Sentite i miei pappagalli in sottofondo. È più o meno questo, anche se non rende in fotocamera. È un buonissimo colore. Costano 1,70 euro. Durano non tantissimo, purtroppo, perché tendono a sfaldarsi sulla punta dell'unghio. Però i colori sono stupendi. Il costo è 1,70 euro. Poi, passando agli occhi, allora iniziamo dall'eyelid primer. Il primer famosissimo anche questo per occhi. Allora, costa anche questo 1,70 euro perché appartiene alla linea base. E secondo me è un ottimo primer perché comunque fa durare l'ombretto parecchio. I miei ombretti con questo resistono tipo 8-9 ore. Sì, perché io lo metto la mattina e rientro il pomeriggio. E l'ombretto è ancora perfetto, quindi è molto consigliato. Ha l'applicatore da lip gloss, questo qui spugnetta. Allora, quando l'ho andata a mettere, risulta giallino. Così, così. Poi, una volta steso, diventa più o meno trasparente. Ed è un buon prodotto, quindi molto consigliato e costa 1,70 euro. Poi, per la serie ombretti, io ho preso tre duo eyeshadow cream, quindi ombretti in crema, e sono questi. E sono il Berry Mix, lo Sugar Cookie e il Coffee and Cream. Allora, i colori sono fantastici, per esempio. Vi faccio degli swatch. Allora. Il Berrylicious presenta un ombretto sui colori del bordeaux, insomma rosso scuro, e uno sui colori del rosino. E sono questi due, il bordeaux e il rosino, che voi vedete un po' più scuri, mi spiace, ma la mia fotocamera non è eccezionale. Poi il Coffee and Cream, che è quello sui colori del marrone e del panna, diciamo, che sono questi due. Questo è il marrone e questo è il panna. E lo Sugar Cookie, che invece ha i colori del rosa, un po' più scuro rispetto a quello del Berry Mix. È una sorta di giallino, che è questo. Allora, questo è il rosa, molto carino, molto luminoso. E questo è il giallino. Allora, che dire? Questi ombretti sono stupendi come base. Si applicano facilmente, sono molto morbidi da applicare. Come base sono ottimi, ma non vi consiglio di utilizzarli da soli, perché essendo ombretti comunque cremosi, tendono a finire nelle pieghette, quindi non sono da utilizzare da soli. Però come base per ombretto sono abbastanza buoni. Costano 1,70 euro, fanno parte della linea base. Sono questi. C'è da dire che sembrano molto più grandi, comunque sono piccolini come dimensioni. Cioè non sono enormi, sono piccolini, vedete? Molto piccoli.